Ciao a tutti ragazzi. E, niente, io sono Paola Baiti e ho fatto. Adesso sto studiando ingegneria elettronica, però provengo da una triennale in ingegneria biomedica, sempre qui al Politecnico, e attualmente sto finendo di fare la mia tesi di laurea magistrale in ST Microelectronics. La mia scelta non è stata una scelta lineare, è stata abbastanza piena di punti di domanda nel lungo, diciamo, tutto il mio percorso di studi, quindi fin dall'ultimo anno di liceo fino ad adesso, quando mi chiedono cosa farai dopo, si apre un buco nero. E vabbè, e quindi niente, forse non so se sono la persona più adatta per dire ad altri come fare la propria scelta, però vabbè, vi dico come io ho gestito gli ultimi miei 6-7 anni nella mia vita. E, ovvero, penso come un po' tutti gli studenti, alla fine sono liceali o comunque delle superiori, sono tanto influenzati dai professori che hanno, da tanti pregiudizi, come appunto quello riguardante le ragazze, che comunque determinati settori non si toccano, perché io non voglio avere una cazzuola in mano se faccio ingegneria, non lo so, civile. E in realtà non è proprio così. E io stessa però sono stata, cioè ero soggetta, diciamo, di questi brutti pregiudizi, e non me ne accorgevo, però scartavo determinate facoltà perché pensavo che non facessero per me. Quindi non sapevo bene che fare, però ho avuto la fortuna di avere un'ottima insegnante di biologia, tant'è che la metà dei miei compagni al liceo hanno fatto tutti medicina, proprio perché era veramente brava, ci ha trasmesso molta passione per la biologia e per la chimica, e un'ottima insegnante di lettere, quindi ero veramente indecisa tra un percorso scientifico o un percorso artistico, proprio, cioè non c'entravano niente, quindi questo dimostra la mia indecisione. E alla fine niente, ho deciso il percorso, diciamo, scientifico, però avevo un problema, che se vedo il sangue io svengo, ma non solo se lo vedo, cioè proprio se ne sento parlare sto male, quindi non lo so, forse non era il caso di fare quella scelta, cioè di medicina. E allora niente, ho cercato di mettere un po' insieme varie idee, sentendo anche un po' ragazzi più grandi che mi parlavano dell'università che frequentavano, eccetera. Allora ho scelto ingegneria biomedica. Ho detto, vabbè, vediamo, proviamo questo anno, e nel caso, già la parola ingegneria, cioè, non mi piaceva tantissimo, però mi sembrava un giusto compromesso tra tutte le varie scelte. E niente, ho iniziato questo percorso e ho scoperto persone fantastiche, sia a livello proprio di amicizie, infatti, cioè, frequento tuttora, sia a livello anche di professori veramente bravi. E tramite il secondo anno ho scoperto materie come elettronica e informatica, ho scoperto che mi piacevano, perché bene o male al liceo, soprattutto allo scientifico, non si fanno queste materie, quindi io non sapevo neanche dell'esistenza di queste cose. Ho scoperto che mi piacevano, e quindi niente, ho voluto, cioè ha iniziato a balenarmi in testa l'idea di passare a quest'altro tipo di facoltà, che comunque è diversa rispetto a quella che facevo, nel senso, a biomedica si cerca di fare un po' di meccanica, un po' di elettronica. Però insomma è un po' un misto, non c'è un focus netto sulle due. Allora niente, mi sono informata, insieme a me comunque ci sono stati anche altri ragazzi, altre ragazze e altri ragazzi molto molto bravi, più bravi di me, devo essere onesta. E che io ero la più scarsa di quelli che voleva passare, però vabbè, fa niente. E niente, siamo passati, ci siamo laureati comunque tutti in triennale, e poi a settembre abbiamo iniziato questo percorso ad ingegneria elettronica, e lì mi si è aperto un mondo, cioè sia a livello proprio di studio, di materie di studio che erano completamente diverse a quelle, diciamo, in cui ero stata abituata nei 3 anni precedenti, sia anche comunque al gruppo, cioè all'aula, eravamo veramente comunque poche ragazze,
Però devo essere onesta, tutte le ragazze, che, tranne io, erano veramente, veramente brave. Cioè, mi vergognavo quasi, cioè, facevo così perché non potevo comunque paragonare, nel senso che comunque non è vero che ragazze non possono fare determinati tipi di ragionamento, sono meno portate a fare calcoli o tutto quello che si dice, perché sinceramente soprattutto in mente una ragazza che era la più brava di tutti, cioè nel senso ragazzi, cioè tutti i tipi di generi, comunque lei era la più brava. E quindi non sono sciocchi questi pregiudizi che purtroppo ci sono ancora, però spero che negli anni, diciamo, la cosa si abbia, diciamo, meno paura nel fare le scelte universitarie senza soprattutto aver paura del giudizio degli altri, perché mi accorgevo tante volte che quando si parlava, cavoli, fa ingegneria, ma è un ambiente cupo, è un ambiente poi monotono, perché è tutto più, cioè ti abituano ad avere una mente quadrata. Ma io penso di essere la persona con la mente meno quadrata che possa esistere al mondo, e alla fine in qualche maniera sono arrivata alla fine del mio percorso. Un po' mi sono arrampicata a volte sui vetri, però insomma quello tutti gli studenti hanno un po' i loro alti e bassi. E niente, questa è la mia esperienza. Penso che uno si debba un po' anche affidare al proprio intuito, nel senso, io appunto avevo molti pregiudizi, mi ricordo il mio quinto anno di liceo, nei confronti di determinate facoltà, tra cui un po' l'ingegneria, all'inizio non le guardavo molto bene. E perché alla fine però comunque ho scelto ingegneria cercando appunto di fare qualcosa che mischiasse comunque la biologia eccetera, perché non so, mio papà quando ero piccola aveva un'officina meccanica e io passavo le giornate con lui a sporcarmi le mani, fare cose eccetera, e mi piaceva tanto. Sono sicura che se fossi stata maschio avrei fin da subito deciso che io volevo diventare meccanico e successivamente la cosa si sarebbe poi trasformata, voglio fare l'ingegnere meccanico. Invece essendo comunque ragazza, mi è balenata spesse volte questa idea, però automaticamente un po' la rigettavo dicendo no, vabbè, non vado a fare la meccanica, cioè insomma non è per me, non fa per me. Mi piace, a me alla fine piace truccarmi, piace vestirmi bene, non posso lavorare in un'officina meccanica, cioè un po' questa era l'idea. E invece alla fin fine ci sono fare ingegneria meccanica, fare ingegneria elettronica non vuol dire comunque fare lavori da uomo, cioè alla fine si tratta sempre di una filosofia di pensiero, cioè proprio di calcoli, cioè di teoria, di progetti da fare, che comunque uno ci deve mettere la testa, e che la tua testa sia maschile o femminile, meno male, poco cambia, alla fine il risultato dovrebbe essere poi lo stesso, se non migliore. Secondo me, allora, lavorativamente parlando non lo so, perché comunque non ho ancora questa grande esperienza, però quello che trovo molto corretto è che non trovo piacevoli né i gruppi in cui ci sono solo ragazze, né i gruppi in cui ci sono solo uomini, perché personalmente li ritrovo un po' pesanti entrambi. Invece quando c'è una componente mista, veramente anche le conversazioni diventano sempre più belle, più interessanti. La mia autostima alla fine del liceo non era altissima, cioè non mi sentivo tanto brava a fare niente, non trovavo la mia via, non che adesso l'abbia trovata, però comunque mi sento già più incanalata in qualcosa, vedo di non essere, cioè di essere capace a fare qualcosa. Di sicuro non sarò la migliore, perché basta girarsi ed è pieno di ragazzi sempre più bravi di te eccetera, quindi non bisogna alla fine essere i migliori, però trovare un po' il proprio, non so, cioè stare bene con se stessi, trovare la propria strada, e poi se sei più bravo di me, vabbè, buon per te insomma.
È una domanda che mi sto ponendo seriamente da qualche giorno, perché adesso iniziano un po' le offerte di lavoro e ho fatto un colloquio, mi ha chiesto quali sono le mie prospettive per i prossimi anni e non sapevo cosa rispondere. Quindi, diciamo, da questa domanda ho iniziato un po' a fare un po' di riflessioni. E non lo so, nel senso che io ho avuto sempre una forte passione per l'arte, ma forte. Tant'è che io prima di fare il liceo, in verità scientifico, ho fatto liceo artistico, ho fatto metà semestre, metà anno. Poi però, dato che non si studiava, almeno in quello dove facevo io non si faceva niente, allora ho detto no, vabbè, sono ancora piccola, diciamo, per decidere che voglio fare l'artista o quello che è, quindi faccio lo scientifico e quando sarò grande sceglierò, pensando che dai 14 ai 18 anni la mia mente si aprisse nella scelta della facoltà, invece no, cioè ero appunto a capo. Ho ancora tutt'oggi questa forte passione per l'arte, per pittura, scrittura, lettura, tutte queste cose e non lo so, non so bene che cosa fare, nel senso mi piacerebbe comunque, cioè tante volte mi capita comunque di chiedermi se riuscire, cioè vorrei tanto trovare un qualcosa che comunque legasse, diciamo, le mie due passioni, perché anche l'elettronica è diventata una passione, a me piace molto quello che ho studiato, sono felicissima del mio percorso universitario e della mia scelta di cambiare durante diciamo i 5 anni, quindi questa doppia laurea biomedica elettronica. E però insomma non so come mi vedo, cioè non so cosa farò fra 5 anni. Di sicuro voglio comunque continuare a coltivare intanto tutte e due le passioni, nel senso professionalmente l'elettronica e quindi capire cosa posso creare, cosa posso fare, e al tempo stesso coltivare nel tempo libero comunque le mie passioni per l'arte. E alla fin fine non sono, cioè comunque anche l'elettronica, se poi fai progetti, progettazione, ci vuole una buona dose di creatività, non è una materia statica, ma come penso tutte le ingegnerie comunque non sono materie statiche, forse all'inizio, il primo anno in cui si studia analisi 1, analisi 2, queste cose. Però comunque ad una certa, quando arrivi ad un certo livello della facoltà, cioè ad un certo livello dello studio, ci vuole comunque una certa dose di intuizione, di fantasia, anche nel risolvere gli esercizi. E quindi insomma, non lo so, spero solo di essere felice, cioè di non pentirmi mai delle mie scelte, perché alla fin fine. E poi almeno io, per come ho gestito la mia vita anche fino adesso, non faccio progetti da qua 10-5 anni, proprio perché alla fine non so neanche che offerte domani possa ricevere, cioè se lungo la mia strada trovo qualcosa che mi incuriosisce, mi piace, perché no? Dopo stimo e ammiro tantissimo invece chi fin da piccolo ha le idee chiare o comunque vuole fare quello. Quello è un altro approccio, diciamo, per gestire la propria vita. Io di sicuro non sono tra quelli. Per me il ricordo più bello del Politecnico sono stati due, anzi tre. Uno il giorno della laurea, e vabbè, questo penso per tutti. Secondo, le amicizie, le persone che ho conosciuto al Politecnico. Veramente ci sentiamo tuttora, nonostante siamo un po' dispersi per l'Italia, eccetera. Ed sono persone veramente splendide, sono contentissima di averle conosciute e quindi e con loro, quindi non lo so, le serate, le serate fino a tardi in biblioteca a studiare, le serate in giro per Milano, sono stati compagni di vita per brevi anni. E soprattutto anche l'esperienza di rappresentanza che ho fatto in 2 anni durante il terzo e il quarto anno di università, in cui comunque vedi l'università non solo come studentessa,
però inizio a vedere anche i meccanismi di come funziona, diciamo, più nella parte burocratica interna, ti interfacci con vari professori, quindi queste cose ti fanno molto crescere, soprattutto magari quando hai 20 anni, che almeno io ero anche all'inizio un po' timida, adesso non sono una persona timida, quindi questa esperienza mi ha notevolmente cambiata, perché ha aiutato comunque, mi ha aiutata molto a parlare con la gente, a sapermi esprimere. Quindi è stata una bellissima esperienza che tanti so che non considerano, cioè non sanno neanche che esista la rappresentanza studentesca. E invece io l'ho trovata veramente, veramente molto bella. Anche lì ho conosciuto ragazzi, cioè eravamo un bel gruppo, io ho ancora tutt'oggi amici conosciuti appunto in rappresentanza. E quindi niente, queste sono state. Poi vabbè, comunque i docenti penso che siano veramente tutti speciali, nel senso non ho mai avuto problemi con nessun tipo di professore, tutti molto disponibili, le strutture sono fantastiche, quindi niente, il Poli sarà per sempre cioè, catalogato come un posto bello della mia vita in cui ho vissuto. Ragazze, se avete anche solo il dubbio, ma temete di non essere abbastanza o non essere o aver paura anche del giudizio magari altrui o di non trovarvi poi bene all'interno della classe, non fate la vostra scelta universitaria in base a questi stupidi preconcetti, bassi preconcetti, perché alla fine veramente il Politecnico è un ambiente bellissimo. Non conosco, alla fine non mi sono mai trovata male a qualsiasi tipo di corso che ho frequentato, eccetera. E soprattutto se siete persone curiose che vogliono scoprire come funzionano aggeggi che bene o male tenete in mano tutti i giorni, dal cellulare a, non lo so, le cuffiette, tutte queste cose, l'elettronica penso sia... Cioè, ingegneria elettronica penso sia veramente un corso fantastico, molto pieno, molto ricco di nozioni e niente, vi auguro una buona scelta e no, non temete, perché se ce l'ho fatta io potete farcela anche voi. Ciao!